Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Oggi doppio video. È appena uscito l'episodio della carriera col Sassuolo. Invito ad andare a vederlo perché è veramente, veramente emozionante. Ho addirittura pianto. Ho pianto per colpa del Sassuolo, per la conquista dello scudetto, per la conquista della finale di Coppa dei Campioni, ma non vorrei spoilerarvi così tanto. Vi faccio anche vedere il tornello, non sto andando allo stadio, sto tornando a lavorare, ma dovevo assolutamente dirlo. È fatta per Bernardeschi alla Juventus, l'ha confermato anche Di Marzio, quindi probabilmente il giocatore raggiungerà molto presto i compagni in America. Ieri non si era presentato al ritiro dalla Fiorentina, aveva portato un certificato medico facendo intuire che comunque la rottura tra Bernardeschi e la società viola era pressoché insanabile. Quindi Bernardeschi non è ufficiale, ma è ufficiosamente un nuovo calciatore della Juventus. Finalmente sono riusciti a togliere quel distacco economico importante, perché comunque si parlava di 3, 4, 5 milioni di euro che Juventus e Fiorentina non riuscivano a colmare. C'era un gap di differenza di valutazioni. Finalmente sono riusciti a trovare un accordo che vada bene a tutti e due. Andremo a vedere poi nei comunicati ufficiali le cifre esatte, le cifre al giocatore. Vedremo soprattutto se Bernardeschi deciderà di vestire la maglia numero 10 della Juventus, lasciata orfana da Pogba e abbandonata in questa stagione dato che non l'ha indossata nessuno. Bernardeschi è forse il primo calciatore post Del Piero che ha le sembianze, ha l'effigie per poter imitare il vecchio capitano della Juventus, anche per un progetto duraturo nel tempo, di italianità, di tecnica, per ruolo, per tante cose. Insomma, Bernardeschi è un giocatore che mi piace, forse pagato un po' tanto insieme anche a De Sciglio, però sappiamo che purtroppo il mercato è impazzito, come ho detto anche nel video di ieri, quindi i prezzi stanno aumentando sempre di più. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Per me Bernardeschi è un grande acquisto, non so se sarà titolare inamovibile in questa Juve, vedremo, perché secondo me Allegri ha in mente qualcosa di particolare.